Tonino Giunti, capogruppo di Forza Italia Palazzo delle Laudi. Parliamo di lavoro. Anche qui manca una spinta per cercare di capire quali sono le vere emergenze. Leggo testualmente che anche per quanto riguarda il molino sociale, il comune di Sansepolcro non ha adottato, secondo voi, una politica giusta. Mi spiega meglio. Dunque, il mulino sociale è un qualcosa che è un coltello conficcato in tante persone di Sansepolcro. Io purtroppo l'ho vissuta anche personalmente questa vicenda, la mia famiglia l'ha vissuta, la mia famiglia ha subito un danno economico e La sua come tante altre come tante famiglie. altre persone, ero un passa a 1.600, 1.500 soci, grosso modo, hanno subito tutto questo danno economico. E io feci una proposta a quei tempi, non ero sceso in politica, però prima della liquidazione di tutto questo problema dissi: ma perché non fate 1.000 chiamate, 1.600 chiamate a questi soci, perché erano tutte persone soci, era una cooperativa, era un'unione sociale, e gli dite di ricapitalizzare questo mulino sociale. Cioè, il mulino sociale era stato già ricapitalizzato tante volte perché aveva avuto dei problemi in altre vicende. Una persona che deve recuperare 20.000 euro, se gli si chiedono 2.000 euro, pensando che perde quei 20.000 euro, sicuramente accetterà. A quel punto si poteva recuperare ed era stato, come ho detto, già rifatto altre volte. Si cambia praticamente quello che è il management della cooperativa, si rimettono persone nuove, persone fresche nel consiglio di amministrazione e si riparte con una capitalizzazione, lo fanno anche le banche, lo fanno tutti. Invece è stata fatta una politica praticamente di togliere questa realtà che apparteneva a questi soci, apparteneva al territorio, per darlo a qualcosa di privato. E questo è stato imposto dall'alto. Oggi si riparla di fare le cooperative di giovani in agricoltura. Ma allora, scusate una cosa, dico, ma perché qualcosa che c'era, una cooperativa sul territorio, pagata e voluta dalle persone del territorio, molto probabilmente tutti gli agricoltori della Val Tiberina, hanno messo dei soldi sul mulino sociale, non è stato portato avanti e ora si richiama i giovani se devono fare cooperative? Questo è stato, secondo me, un altro errore clamoroso imposto dall'altro che è stato fatto nella zona della Val Tiberina. Molino sociale, ma non solo. Senta, per quanto riguarda le politiche del lavoro, gli incentivi a quelle aziende che vorrebbero investire su Sansepolcro, lei ha trovato traccia nel nuovo bilancio? Cioè c'è un incentivo ad investire nella zona industriale Santa Fiora o nel territorio comunale di Sansepolcro? Ha trovato traccia? Ci sono dei soldi messi da parte magari per far pagare meno tasse, no? C'è il modo se magari un comune vuole. Noi abbiamo contestato per questo aspetto anche il discorso di dover far pagare gli allacci alle ditte esistenti, perché praticamente le ditte esistenti della zona industriale Santa Fiora, quindi la parte verso Santa Fiora della zona industriale, in pratica avevano già dei pozzi, si consorziavano tra di loro e sfruttavano quest'acqua qui. Il comune ha proposto di fare delle adduzioni idriche a nuove acque, portando l'acqua alle varie ditte, facendo dei pagamenti abbastanza onerosi, soprattutto non proporzionali alla metratura dei capannoni, che quindi di fatto si è riversata come una nuova imposta degli imprenditori per quest'anno. E molti non hanno nemmeno aderito a questa cosa. Quindi questi sono gli aspetti di come l'amministrazione, diciamo, si tiene presente certe cose. Un altro aspetto che diciamo così è un po' da dire questo. La zona industriale purtroppo quando viene delimitata i capannoni hanno un costo di realizzazione che parte dal costo del lotto, cioè i lotti si vanno sui 100 euro al metro quadrato. È chiaro che un'impresa che arriva, noi abbiamo avuto anche degli esempi nei comuni limitrofi praticamente, vuole investire, non va a costruire una grossa ditta, gente che mette i 500, i 100, i 200 operai in su, non va a costruire nella zona industriale, ma vuole che l'amministrazione rende edificabili dei terreni agricoli.
Quindi tu puoi avere già delimitato una grandissima zona industriale e a 100 euro il metro quadrato praticamente non puoi assolutamente essere competitivo per attirare queste ditte. Quindi va rivisto un attimino quello che è il modello di programmazione della zona industriale.